sono cambiati. Sì. Buono, è stato un weekend perfetto, no? In tutti i sensi. Vincere la seconda è stato più difficile perché ha fatto, è partito non tanto bene, dopo ha fatto un piccolo errore. Tom ha girato fortissimo all'inizio, 47,5, che per me era impossibile, forse per quello che mi ha portato ad andare lungo alla frenata. Ho passato Max, Aslam, abbiamo battagliato un po' con loro, è riuscito a passarli e dopo mettere il mio ritmo, no? Il mio ritmo che era un po' più meglio che quello di Tom, fino a che l'ho preso è riuscito a passarlo, è stato per me un weekend incredibile in tutti i sensi, per le vittorie, per come l'abbiamo fatto e per il posto, per vincere qua in Italia che è sempre e Imola un po' speciale. Pubblico incredibile. Sì, il pubblico devo ringraziare tutti, no? Perché condividere queste emozioni con tutti loro lo fa molto più ricco, lo fa molto più bello, lo fa indimenticabile. L'ho detto l'anno scorso quando ero vicino a vincere il mondiale, che è stato con le emozioni più grandi. Quest'anno lo stesso, no? Mi dà un grande carico. Mi fa sentire molto bene in quello che sto facendo, questa risposta da tutto il pubblico. Il sindaco è preoccupato, se ti presenti all'elezione ha paura appunto di perderle. No, mi hanno detto che mi davano già l'appartamento come residente, e dico vabbè, dobbiamo guardare le tasse perché mi sembra sono un po' alti qui in Italia. Quando risolviamo quello forse vengo. Classifica sorride. Sì, classifica va bene, adesso in questo momento il campionato è ancora molto lungo, tutto da vedere, arriveranno delle piste che avremo più difficoltà. Non è detto, no, adesso quello che penso solo è in Olanda già, è lavorare bene lì, non dobbiamo dimenticare il nostro stile, il nostro metodo, perché è quello che ci ha portato a vincere un mondiale e vincere questa gara. Andando avanti così credo che ci faranno grandi cose quest'anno, non lo so se possiamo rimanere lì in testa del mondiale, però sicuramente credo che possiamo lottare per il campionato. Complimenti. Ti aspettavi di doverti guardare così tanto da Sykes rispetto magari all'anno scorso dove avevi altri avversari? Ma Tom già ha lottato con lui l'anno scorso qua, abbiamo lottato per la terza posizione, è riuscito a passarlo alla fine e lui ha fatto quarto. Visto un po' il tempo che lui aveva girato in Aragon e quello che aveva fatto in Australia, anche l'anno scorso qua era un rivale a considerare, e dopo le prove abbiamo visto che lui era il più forte in assoluto, soprattutto all'inizio, no? Dopo noi non è che abbiamo girato più forte alla fine, semplicemente abbiamo riuscito a essere più costanti quando lui faceva fatica a gestire la gomma e cominciava a muovere un po', mentre noi abbiamo stabilizzato un po' meglio in tutta la gara. Lui ha usato la scelta, forse non lo so, è stata la scelta che ha fatto lui con la gomma dura e noi con la morbida, credo che lì per me oggi la gomma da usare è la morbida, anche se loro dicono che forse la rovinavano, io credo che oggi la gomma da usare e la gomma ottima era questa gomma nuova che ha portato la Pirelli, che aveva un range di utilizzo molto buono e una prestazione buona anche. Quindi ti aspetti un campionato a 3 adesso, si apre un po', anche no, Max era lontano. Si vedrà. Sì, non è andata male, diciamo. In Olanda è andato bene, sappiamo che con la moto di pesante come la vedi? Beh, è sempre più difficile, no? Però abbiamo riuscito a trovare un buon equilibrio, un buon balance. Diciamo che adesso sto frenando fortissimo, forse meglio dell'anno scorso, perché la nostra moto è più pesante che il nostro competitor. Lì non è che c'entra il motore o c'entra il niente, sono 171 kg più la benzina che si devono fermare, io credo che lì è la stessa gomma davanti, allora credo che sono molto compenetrato con la ciclistica, abbiamo lavorato benissimo con la messa a punto, sto interpretando bene, molto bene questa moto, riesco a guidarla in un modo che mi permette arrivare a questi livelli e riuscire a vincere le gare come oggi. Sei quasi più forte dell'anno scorso, tu come ti senti? Bueno, io una sfida personale è riuscire a migliorare quest'anno, no? Con il carro cieca dell'anno scorso, non vuole dire che forse non vinco il mondiale, però la mia sfida personale è imparare, crescere, migliorare, sempre si può, e credo che una cosa che a livello personale mi dà tanta soddisfazione continuare a fare, no? È un po' il senso di continuare in competizione che ti spinge in tutti i sensi a dare il massimo di te stesso, a trovare limiti e provare a migliorarli.